Oh, ma che giornata di calcio è stata? Allora, a me già la Roma mi ha fatto smadonnare, non so se avete visto, è uscito il video, è uscita la live reaction, tutto su questo canale. Ma al di là di questo, ragazzi, ma che giornata è stata? Stasera Salernitana-Milan, ma cosa non è stato Salernitana-Milan? Ma cosa non è stato? E stiamo aspettando domani, perché domani ci sarà altra carne al fuoco, e dopodomani altra carne al fuoco, e ieri ci sarà altra carne al fuoco. E sta partita ci ha dimostrato come quest'anno nessuno scherza. Cioè, è la Salernitana, che è l'ultima in classifica, che è la squadra sulla carta, perché questa è la carta, più scarsa del campionato. Non scherza, non scherza. Mette in difficoltà il Milan. Prima va giù, poi risale su, lo porta giù con sé, lo tiene con l'acqua alla gola. Il Milan deve attaccarsi con le unghie e con i denti. Ragazzi, è stata una partita clamorosa, bellissima. Bellissima, mi è piaciuta veramente tanto e soprattutto mi piace il fatto che ogni squadra del nostro campionato, e sottolineo ogni squadra del nostro campionato, sia capace di dare un determinato segnale a tutte le altre. Cioè, che cosa sto intendendo? La Salernitana ultima, comunque, con questa gara, dà un segnale alle altre piccole. La dimostrazione è oggi e il segnale è che anche la Salernitana c'è. È che anche la Salernitana quest'anno si gioca la salvezza e lo dimostra oggi e lo fa contro quella che partite mancanti, permettendo, eccetera, è la prima in classifica. E quindi questo già vuol dire qualcosa. Questo già vuol dire qualcosa, ve lo sottolineo. Ma poi vi prendo anche il fatto che andiamo per gradi. Parte iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. Mi raccomando, oggi tra l'altro ve l'ho detto, la reaction, quella e quell'altro. Però è uscito anche un video sul mio canale Simone Sicqualfo in cui vi ho parlato di un fenomeno che non so se lo conoscete, fatemelo sapere. Vabbè, a parte questo, Milan che va avanti. Milan che va avanti con il gol di Messias. Però lì, ragazzi, c'è un uomo che fa un lavoro clamoroso. L'uomo che fa un lavoro clamoroso è Theo Hernandez. Che io veramente, allora, ogni tanto lo vedo che si stava un pochino abbassando di rendimento, ho sentito qualche milanista lamentarsi, però ragazzi, Theo Hernandez è veramente forte. Cioè, Theo Hernandez ha i numeri, Theo Hernandez ha la qualità, cioè Theo Hernandez ce l'ha, c'è poco da fare. Quando tu gli dai palla e lui ti fa quell'inserimento lì, si inserisce tra i due, arriva in mezzo al campo e d'esterno, vede Messias e gli dà un pallone talmente tanto preciso, ma talmente tanto preciso da fargli battere un rigore in movimento, perché quel gol, ragazzi, ma tu non potevi sbagliarlo. Cioè, quel gol veramente l'avrei segnato anche io al derby di YouTuber, quel gol, ragazzi, cioè veramente. E infatti Messias, non so se avete visto, è proprio stata un'esecuzione da calcio di rigore, perché Messias lo batte di piatto, angola il pallone e il portiere si butta dall'altra parte perché poco poteva, cioè lì doveva per forza di cose battezzare un angolo, buttarsi, se c'aveva culo ovviamente la palla la prendeva, altrimenti chi si è visto si è visto. Vedo due colpe, cioè veramente sui due gol, il primo e il secondo del Milan, vedo le colpe di Fazio, che a me, regà, non lo so, nel senso sarà che sono un pochino, diciamo, portato allo stremo da quello che sono stati gli ultimi anni di Fazio a Roma, però a me sembra che stia continuando a fare abbastanza danni a Salerno, che poi in realtà una settimana fa aveva fatto una cappella e poi si era ampiamente ripreso facendo una buona gara. Vabbè, comunque non entriamo nei dettagli di Fazio. La segnalata si c'ha Fazio, Ghiomber e Perotti, tre ex Roma. Quando li becchiamo noi ci fanno un culo grosso come un secchio e ci segnano tutti e tre. Perotti forse ce ne fa addirittura due per divertimento, anche perché la nostra difesa è ridicola come poche cose al mondo. Vabbè, fatto sta che succede però qualcosa di veramente inaspettato. E la cosa veramente inaspettata è il pareggio della Salernitana per come arriva. Innanzitutto un contropiede perfetto, da manuale del calcio, ragazzi, da manuale del calcio. 3-4 tocchi e tutti toccano il pallone praticamente dal difesa centrocampo attacco e la palla arriva in avanti. C'è questo cross bellissimo. E errore, errore, assolutamente errore di Maignan. Va detto, ragazzi, nel senso, con tutto l'amore e il rispetto del mondo, Maignan quest'anno secondo me è il miglior portiere del nostro campionato e ha dimostrato di esserlo anche con i piedi. Esempio, 7 giorni fa, in cui quando Maignan fa un lancio perfetto per Rebic, no, per Leao, mi pare per Leao, e lo manda in porta. E vabbè, lì alzo le mani e dico va bene. Oggi fa un errore. Oggi fa un errore perché la sua uscita è a cazzo di cane, perché è veramente a cazzo di cane. Djuric prende la palla, riesce a fare la torre, però prima che Djuric fa la torre,
Anzi, appena Juric colpisce il pallone, Maignan lo travolge, quindi quello sarebbe stato anche calcio di rigore, secondo me, qualora poi non fosse successo quello che è successo. Fatto sta che la palla arriva bellissima a Bonazzoli, che non è che se la mette bene, perché qualcuno dirà, vabbè, ma era a porta vuota. Ma Bonazzoli non se la mette bene, Bonazzoli non se la giusta. Gli arriva sta palla, bam, mezza rovesciata, perfetta, esecuzione clamorosa, gol dell'1-1 contro Hernandez che ci prova, ma di testa, ovviamente fa quello che può, la palla entra comunque. Bellissimo, veramente, poi tutta la situazione, lui che va a festeggiare la panchina, veramente tutto molto bello. Poi però, quando ti aspetti che il Milan in qualche modo trovi il gol del 2-1, perché poi ovviamente, regà, per quanto poi vi possa piacere o non piacere, questo è il calcio, quindi è normale che poi le grandi squadre si proiettano in avanti e sono pronti a tornare avanti. Ecco, quando succede proprio questo, esattamente in quel momento lì, succede invece una cosa che magari non vi aspettavate, che io non mi aspettavo e che voi non vi aspettavate. Cioè il 2-1 della Salernitana. 2-1 della Salernitana, gol di Juric. Bello, bello anche questo, botta, botta veramente bello. E complimenti, e complimenti a Juric che oggi fa un partitone. E non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Salernitana che gioca di cuore, Salernitana che quando fa scorrere il pallone lo fa scorrere bene. E sono curioso perché quest'anno veramente non ho. Allora, io penso che, cioè, il mio pronostico, tanto mi sta a cascare la videocamera, il mio pronostico è che retrocederanno Salernitana. Salernitana, una volta detta Salernitana. L'altra è il boh, forse lo Spezia e il Venezia. Nonostante ci sia il Genoa, che non è comunque una situazione troppo tranquilla, io penso che siano ste tre, però ovviamente è tutto aperto. Però non ho grandi sentori di chi possa effettivamente retrocedere al 200%, perché poi la Salernitana fa questa partita qua. Sebbene poi il Milan pareggia la gara, pareggi la gara grazie ad una botta pazzesca da fuori di Rebic, che però vi posso dire una cosa, io non voglio, diciamo, andare a giudicare quello o quell'altro, nel senso, gran merito è di Rebic che trova il gol, che trova la porta, che trova il 2-2, che è un pareggio fondamentale, fondamentale per le dinamiche future del Milan, io non lo metto in dubbio. La cosa che ci tengo, non dico a mettere in dubbio, ma quantomeno a segnalare, è il fatto che il portiere della Salernitana si potesse anche buttare in quel caso lì. Cioè, quel surplus glielo poteva anche dare ai propri compagni. Ora, io capisco benissimo che la botta da fuori, il tiro inaspettato, la palla che passa tra tre, no due, no uno, tre giocatori, perché passa tra dopo un giocatore della Salernitana, prima di uno del Milan, dopo uno della Salernitana. Quindi la palla passa così e tutti che praticamente si muovono e vabbè, e vabbè. Fatto sta che però, fatto sta che però il pallone entra in porta e quello è il gol che riaddrizza la partita per il Milan. Un gol fondamentale, fondamentale, perché poi tutto si gestisce anche tramite sensazioni. Cioè, se il Milan è primo, è un Milan che comunque gare in più, quello e quell'altro, l'Inter che deve giocare, ora l'Inter addirittura deve giocare 2, una domani e una dovrà recuperarla, tutto assolutamente vero. Però è un Milan che ha dimostrato comunque di esserci, comunque di stare sul pezzo e nonostante abbia, a mio modo di vedere, pochi fenomeni in gioco, perché il Milan c'ha pochi fenomeni, ce n'ha diversi, qualche giocatore forte ce l'ha, ma di fenomeni, fenomeni veri e propri, nel vero senso della parola, ne conto pochi. E nonostante abbia pochi fenomeni, io continuo a dirvi che il Milan è una squadra che ci può stare lì, secondo me. Dall'altra parte voglio fare complimenti a Nicola, perché comunque non avrà la bacchetta magica, non ha la bacchetta magica. Però oggi l'abbiamo vista la Salernitana. Ora, da quando ha fatto il mercato di gennaio, si è rinforzata tanto, ha preso due punti, due pareggi, quindi va bene. Cioè, nel senso, è cambiata con Iervolino, eccetera, con il presidente, eccetera, è cambiata assolutamente. Probabilmente se questo fosse avvenuto prima, tipo magari in agosto, giugno, luglio, agosto, eccetera, oggi staremmo parlando di un'altra Salernitana, di un'altra situazione di classifica, non lo metto in dubbio. Però dall'altra parte vi dico che comunque Nicola, non so cosa abbia detto ai propri giocatori allenandoli mezza giornata, però secondo me la mano di Nicola c'è, si vede e potrebbe anche cambiare il futuro di questo campionato. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, pareggio molto sorprendente, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per aver visto il video, tantissimi mi piace, buon ciao, come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao raga!